Amici sportivi, buon pomeriggio, ci siamo anche quest'oggi per il nuovo appuntamento con Sportivamente Parlando. Siamo ormai agli sgoccioli, terz'ultima puntata prima della pausa estiva. Anche oggi tanta carne al fuoco, parleremo di calcio e poi anche di pallanuoto, calcio 5 e pallavolo. Ovviamente tutta la prima parte sarà incentrata sul calcio, sul Siracusa, ma soprattutto sul Real Avola, che ha vinto lo spareggio contro il Canicattì ed è stata promossa in eccellenza. Allora buonasera e benvenuto a Luca Scordino, portierone della formazione rossoblù. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio anche al presidente Giuseppe Palumbo. Buon pomeriggio a tutti. E all'attaccante Pierpaolo Ruiz. Buon pomeriggio. E allora, prima, come detto, di addentrarci sui temi che riguardano il Real Avola, parliamo velocemente del Siracusa, che domenica pomeriggio ha disputato la prima partita della pool playoff di Serie D, perdendo nettamente in casa contro la Viterbese con il punteggio di 4-1. Stiamo già vedendo le immagini in un De Simone assolato e tutt'altro che gremito, non più di 2500 spettatori. Gli azzurri non hanno giocato benissimo e sono andati incontro ad una figuraccia contro la Viterbese, che pur non esagerando, perché la partita sarebbe potuta finire anche con un passivo più pesante, è riuscita a condurre in porto quasi con il minimo sforzo il risultato finale. È stata comunque una partita strana, perché nei primi minuti ha giocato meglio il Siracusa in maglia azzurra. Siracusa che ha anche protestato per un rigore non concesso. Qui stiamo vedendo il primo gol della Viterbese realizzato da Invernizzi. Qua c'è un fallo, probabilmente a mio avviso netto, l'arbitro non ha concesso il rigore, da lì le proteste di Sottil, che poi è stato allontanato dal direttore di gara. Stiamo vedendo altre azioni della partita, i gol della Viterbese. Questo è un tiro già sul 3-0 che è terminato fuori di poco. Presidente Palumbo, come si spiega una sconfitta così netta del Siracusa? Sì, la Viterbese è una gran bella squadra, l'abbiamo vista al De Simone, altre azioni qui a favore della compagine laziale, però francamente il Siracusa è stato un po' deludente. Lei non ha visto la partita perché ovviamente era Scordia. È già in testa ai ragazzi del Siracusa, ci sono le vacanze, quindi dopo aver vinto questo campionato, secondo me non si sono impegnati più di tanto, perché già hanno la testa alle vacanze. E poi andare, sono tre gironi da tre squadre, mi pare la pool scudetto, sì, giusto? E quindi sì, andare avanti, la finale non so dove è, a Parma. Quindi secondo me è tutta una partita, perché non penso che il Siracusa ha dimostrato di essere quello che hanno visto ieri. Quindi hanno fatto dei gol, la difesa sembrava una difesa di prima categoria, quindi niente, credo che vogliono andare in vacanza, quindi sì. Ma infatti Spinelli, e tra poco lo sentiremo nelle interviste del dopo partita, ha detto: non abbiamo avuto l'approccio giusto alla partita. Quando non entri in campo concentrato puoi andare incontro a queste figuracce, puoi perdere con chiunque. Infatti quindi. E lì abbiamo visto poi un salvataggio sulla linea di Vindigni, perché davvero poteva finire in goleata questa partita per la Viterbese. Però è stato bello, lei non c'era, io ero presente. È stata bella comunque l'invasione pacifica di campo dei tifosi azzurri, che hanno ringraziato comunque la squadra per quanto fatto quest'anno e per le emozioni che ha saputo regalare. Infatti, era solo una festa, secondo me, quella di ieri. Quindi, al di là del risultato, hanno festeggiato in casa i loro beniamini, quindi Quello che era importante il Siracusa l'aveva già ottenuto, cioè la promozione. Sì, infatti siamo in Lega Pro e quindi andiamo avanti così, pensiamo al prossimo anno. Ecco, infatti si vede l'invasione di campo pacifico, quindi Presidente, un anno fantastico, manca solo la Leonzi all'appello, poi un anno fantastico, sì, un anno fantastico per le Siracusane, sì. Se poi consideriamo il Benevento, che è allenato da uno staff tecnico tutto siracusano, Di Mauro, Cassia e Auteri. Quindi poi abbiamo avuto le Siracuse e Lega Pro, la Rosolini che si è salvata in eccellenza, noi siamo andati in eccellenza ieri alla lotteria dei rigori. Per il calcio siracusano diciamo che è un'annata stupenda. Allora vediamo le interviste realizzate con Sottil, che tra l'altro è andato incontro a un'espulsione record, già dopo 3 minuti è stato allontanato dalla panchina. Sentiamo Sottil sull'espulsione e poi anche appunto le parole di Spinelli. Non c'ho neanche voglia di commentarla, insomma alla fine avete visto, non so se avete visto, io
c'è un rigore, ma non voglio fare polemica in questo giorno qui, che è un giorno di festa nonostante abbiamo perso, però rimane fine a se stesso, dispiace non avere la possibilità di andare avanti, ma c'è un rigore clamoroso, c'è proprio, non c'è niente di da non so per quale motivo l'abbia fischiato, credo che lo sappia solo lui. Io ho solamente detto, magari un po' con educazione, però come faccio sempre, ha detto, insomma, come si fa a non dare un rigore del genere, che eri lì vicino, potevi dargli una mano, ha alzato la bandierina e mi ha mandato fuori dopo 2 minuti e mezzo. Io credo che in un giorno di festa anche un direttore di gara, dove voglio dire, non è che ci sono insulti o cose, mi butti fuori. Poi la partita si è messa tutto azzeccato per loro e meno per noi, e ci dico che ci può stare un calo di tensione. Dispiace aver perso l'ultima partita in casa in questa maniera, però io credo che siamo partiti bene, si poteva andare avanti, e comunque tutto quello che è stato fatto non è sicuramente questi 90 minuti più che vanno a oscurare assolutamente quello che hanno fatto questi ragazzi. Questa partita è la dimostrazione di che quando affronti le gare con un'intensità fisica e mentale inferiore vai in difficoltà con chiunque, ed è quello che è successo soprattutto il primo tempo, che ha condizionato poi la partita con l'espulsione. Poi inutile parlare dell'arbitro, episodio, il rigore non ci sta. Credo che la cosa più evidente è che quando non affronti le gare, chiunque quella sia, con una certa intensità fisica e mentale, vai in difficoltà. Poi puoi pareggiare, prendere gol, non prendere gol. Quelli sono poi gli episodi, quindi, e questa è la cosa più evidente. Ciò non toglie quanto di buono si è fatto finora. Ci dispiace il fatto di che l'ultima partita in casa volevamo, davanti al nostro pubblico, finirla in un altro modo, e questa è la cosa che ci dispiace di più. Ripeto, non toglie quanto di buono si è fatto, che ci ha portato a fare questa partita, ecco. E dunque queste erano le parole del centrocampista argentino del Siracusa, Fernando Spinelli, parole chiare ovviamente. Quando affronti le partite con un'intensità fisica e mentale minore rispetto all'avversario, perché magari già sei appagato, puoi andare incontro a figure di questo genere. Il Siracusa chiuderà quasi certamente, diciamo al 99,9%, la sua stagione domenica prossima a Francavilla, a meno di miracoli sportivi francamente inimmaginabili al momento. Disputerà appunto la seconda e ultima partita del triangolare e poi praticamente vedrà, diciamo così, le semifinali in TV, perché anche il secondo posto sarebbe inutile, tranne che, insomma, come sapete il regolamento premia la seconda migliore classificata, ma poi bisognerebbe andare a fare una goleada a Francavilla, vincere con almeno 5 gol di scarto e sperare in risultati positivi anche dagli altri campi. Comunque, dicevamo prima, l'importante era ottenere il traguardo della Lega Pro, la ciliegina sulla torta non arriverà, ma come cantavano i sostenitori azzurri domenica pomeriggio, adesso si va tutti al mare, poi da fine agosto, quando ripartirà il campionato e quindi la Lega Pro, sarà tutt'altra storia. Concentriamoci invece sul Real Avolo, abbiamo anche le immagini dei festeggiamenti in piazza Umberto, eccole qua, immagini della festa di domenica sera per una squadra che è riuscita ad ottenere la promozione in eccellenza. La cosa anche bella, se vogliamo, Presidente, è che in eccellenza sono andate 3 squadre del vostro girone, perché anche il Belpasso ha raggiunto l'obiettivo. Si diceva che il nostro girone, il girone C, era quello più scarso. Abbiamo dimostrato invece che Biancavilla, Belpasso e Real Avola siamo andati in eccellenza, battendo tutte le altre squadre degli altri gironi. Quindi non era così scarso come si diceva. La partita di domenica con Canicattini com'è stata? Vi siete complicati la vita perché eravate sopra di 2 reti, poi diciamo al 95esimo. La vita ce l'ha complicata l'arbitro, che ha sbagliato solo, secondo me, in un'occasione, quando ha buttato fuori il nostro centrocampista Ruiz, perché sul 2-0 a 25 minuti del primo tempo avevamo chiuso la pratica. Se poi addirittura ci dava
un rigore che era nettissimo, andavamo sul 3-0, andavamo via subito al 90esimo senza bisogno di soffrire. Però l'arbitro, su una difesa, perché si è solamente difeso, ha buttato entrambi i giocatori fuori, Ruiz e il difensore centrale del Canicattì, e siamo rimasti in 10. Quindi poi loro hanno, su un'azione, Rossitto ha tolto la palla dalla rete ed è stato espulso e c'è stato il rigore, hanno fatto il 2-1. La partita sembrava finire, mancavano 28 secondi e in un'ingenuità nostra di non buttare la palla abbiamo preso il 2-2. Due pari che per noi era la fine di un sogno, perché stava svanendo tutto, perché loro erano l'adrenalina a 3000, noi mentalmente scariche, perché dopo avevamo la partita in pugno, e la paura era quella che nella mezz'ora dei tempi supplementari andavano in vantaggio loro. E invece ti posso dire che i 9 uomini in campo hanno dimostrato di essere, prima che giocatori, uomini. Non sono riusciti loro a fare un tiro in porta e siamo andati alla lotteria dei rigori, che è quella che volevamo, perché sapevamo che in porta noi abbiamo un portiere che è qui presente e che ha fatto il suo dovere. Ecco, Scordino, hai parato due rigori, insomma non è facile in quei momenti mantenere alta la concentrazione. Allora, sai, devi sapere che per me i rigori sono un punto di forza. Sapevo che comunque uno lo prendevo sicuro, poi è stato meglio ancora, ne ho presi due. E, diciamo, ha permesso di festeggiare tutti quanti. Considera che i tifosi nostri a un certo punto, che erano 400, sono diventati 2000 quando poi hanno rigore. Quelli del Canicattì tutti in silenzio. Ma in quel momento comunque un po' le gambe tremano, no? Perché magari non hai la responsabilità dell'attaccante, deve cercare di far gol per forza, però anche il portiere la sua responsabilità ce l'ha, cioè sa che la promozione in questo caso passa anche per le sue parate. Posso capire che tremano se è la prima partita che fai, ma già comunque ho un discreto curriculum, quindi la cosa principale era stare bene con la testa e mi ha aiutato molto. Come si fa a parare un rigore? Cioè, perché bisogna cercare di intuire la traiettoria del tiro e non è semplice, soprattutto se non conosci gli avversari. È solo questione di intuito o c'è dell'altro? Allora, è importante l'intuito, ma è anche importante studiare l'attaccante o il centrocampista, perché comunque poi devi essere bravo anche a buttarti proprio all'ultimo istante in modo da non farti spiazzare, cosa che purtroppo non ha fatto il portiere del Canicattì, che infatti meno male per noi sì, che ha agevolato molto i nostri rigoristi. Presidente, stavamo vedendo delle immagini di festa, dove eravate? In un ristorante di Avola, credo, a festeggiare? Sì, poi dopo che siamo stati in piazza ieri, siamo andati tutti a mangiare una pizzata in un nostro sponsor e quindi ci siamo andati a casa alle 2, quindi... Però presidente, veramente la partita è stata vietata e deboli di cuore, perché lo so, io sul 2-1 me ne sono andato, vedo, sono sceso dalla tribuna e me ne sono andato in campagna, perché Scordia è il campo, è in aperta campagna. Poi ad un certo punto vedevo la gente dei Canicattì che se ne andava e si diceva la partita è finita, mi avvicino verso il campo e loro segnano il 2-2, quindi ancora peggio. Però sono risalito di nuovo in tribuna, ho visto tutti i tempi supplementari, ho visto i rigori e poi abbiamo festeggiato alla grande. Quindi il Signore, diciamo, ha aiutato la squadra, che secondo me possa essere di parte, ma meritava di andare avanti. Ecco Ruiz, fra le due, magari tu sei di parte, quindi la risposta potrebbe sembrare scontata, però veramente Real Avola fra le due era la squadra più forte? Avete incontrato comunque un'ottima squadra come il Canicattì? Il Canicattì è un'ottima squadra, però comunque il Real Avola nel primo tempo ha dimostrato di essere più forte, più squadra, compatti, un gruppo spettacolare. Anzi, ringrazio tutto, colgo l'occasione per ringraziare tutto il gruppo, il presidente, il presidente Formisano e il direttore sportivo Di Mauro. Senti, come ti è tornata la voglia di tornare in campo? Perché sappiamo che avevi deciso di appendere le scarpe al chiodo. Ecco. Vicino a me il direttore Di Mauro è Michele Formisano, che ringrazio ora, tuttora li ringrazio. Dopo 2 anni vincere di nuovo è bello. Come hanno fatto a convincerti? Che discorso ti hanno fatto a inizio stagione? Ti hanno parlato dei progetti, immagino, della società? Un progetto serio, poi conosco le persone che sono persone serie, quindi ho voluto riprovare.
Infatti i risultati vi hanno dato ragione perché avete centrato un traguardo importantissimo. Eccellenza, che presidente mi aiuti, mancava d'Avola credo da 4 anni circa. Sì, da 4 anni e poi diciamo che hanno avuto un declino dall'eccellenza in prima categoria. Addirittura l'anno scorso a novembre erano ultimi in prima categoria. Poi ci è andato Soro Monaca, sono riusciti a salvarsi e per un paio di punti, 1-2 punti, non sono entrati nei playoff. Quest'anno abbiamo preso noi il Real Avola, lo dico, abbiamo chiesto il ripescaggio, l'abbiamo ottenuto e siamo andati in eccellenza. Abbiamo fatto un doppio salto in un anno, quindi abbiamo riportato l'Avola nel calcio che conta per loro, perché per loro l'eccellenza è come se fosse la Serie A. Quindi noi ci siamo riusciti in un anno e siamo orgogliosi di questo perché abbiamo fatto veramente un'impresa contro tutto e tutti. Adesso vi aspettate anche una risposta più importante da parte della piazza, anche in termini di abbonamento? Dovete, ecco, importante dalla piazza, dall'amministrazione comunale e un po' da tutti, perché noi, ripeto, siamo stati soli contro tutto e tutti, e chi lo sa, sa dove ha sbagliato e come ha sbagliato. E noi abbiamo dimostrato, perché siamo stranieri in un paese dove... Che parolone! Stranieri, nel senso, veniamo dalla provincia di Siracusa, siamo andati a Avola per divertirci, perché non siamo andati a Avola per guadagnare chissà che cosa, perché col calcio dilettantistico non c'è niente da guadagnare. Ci siamo uniti a una cordata che era presente già dallo scorso anno, ma solo ed esclusivamente per divertirci. E invece in strada facendo abbiamo avuto vicissitudini di ogni tipo e di ogni genere. Cioè qualcuno vi ha osteggiato? Ma tutti, dall'amministrazione comunale, nel senso abbiamo pagato, siamo l'unica squadra che abbiamo pagato il campo comunale, la prima squadra della città che paga il campo comunale, paga gli allenamenti, paga le partite tutto l'anno, e con i soldi che noi abbiamo speso potevamo pagare altri 2 mesi di stipendi e andare forse in eccellenza molto prima. Quindi ripeto, non sto qua a dire, ma è stato un anno travagliato e alla fine ci siamo presi i giusti meriti, e quindi siamo felicissimi. E si sta anche togliendo qualche sassolino dalla scarpa. Sicuramente, l'avevo promesso e ancora ce ne sono dentro, quindi ancora diciamo che non me li sono tolti tutti. Quindi ieri si è vista una grande festa, io ho scherzato diverse volte su Facebook che il carro era piccolo, ieri sono saliti tutti, abbiamo fatto salire tutti, è giusto così perché è una grande festa, ma solo chi ha lavorato e chi ha fatto tanto per questa società sa che sacrifici abbiamo fatto. Io volevo ringraziare una persona in particolare che è il mister. A proposito, lui ha detto a fine partita che andrà via. Lui ha da qualche mese che dice che il suo ciclo d'Avola è finito. Io per ora lo lascio parlare, anche in Formisano lo lasciamo parlare. Perché, ripeto, se noi siamo ad Avola, secondo me il punto fermo sarà proprio Saro Monaca, perché oltre che come mister si è dimostrato in gamba come persona, come uomo, perché ha tenuto con tutti i problemi, perché non è stato, noi siamo andati ad Avola, avevamo una società, avevamo soldi, ogni società ha i suoi problemi. Certo. E lui ha tenuto 18 uomini, perché per me sono 18 uomini, fino all'ultima partita ha tenuto il gruppo compatto, ogni settimana andavamo a mangiare, quindi diciamo che oltre come allenatore è stato un padre di famiglia per tutti loro, e quindi il primo ad andare su questo benedetto carro è lui, perché lo merita veramente. Scordino e Ruiz faranno parte del Real Avola 2016-17 oppure Ruiz, avranno già ricevuto offerte da categoria superiore? Ruiz sì, ma Scordino no. Scordino. scherzo, ha un anno che gli dico che Scordino non sarà più il mio portiere, perché ma lo dico per scherzare, quindi sicuramente ognuno di loro, anche Ruiz come lui, il mercato si apre a giugno, quindi anche loro sicuramente per quello che abbiamo fatto quest'anno avranno delle richieste, perché ripeto sono 2 giocatori straordinari. Quindi, però siccome noi siamo andati ad Avola, io, Michele Formisano, Alessandro Di Mauro e 5 e i siracusani, c'è il Rossitto, c'è Lino Maieli, c'è il ragazzino Nitto 98, che tutto sembra che tranne un ragazzino. Ma siamo una famiglia, quindi non credo che potrebbe cambiare qualcosa. Se loro gradiscono e noi restiamo a tavola, loro faranno parte della nostra famiglia, non ci sono problemi. Però è giusto che Scordino, Ruiz e tutti gli altri possano anche giocarsi le loro carte se hanno aspirazioni ancora più grandi.
Senta Presidente, in queste circostanze noi giornalisti siamo soliti porre la solita domanda retorica, io gliela voglio fare lo stesso. I meriti come li suddividiamo? 33% società, 33% giocatori e 33% allenatore oppure in maniera diversa? I meriti te l'ho detto, i meriti ce l'ha al 50% il mister, al 30% ce l'hanno i ragazzi, i giocatori e al 20% la società. La società perché, ripeto, abbiamo avuto dei problemi sia anche dentro e all'interno della società, tra cordate, però che abbiamo superato brillantemente perché siamo riusciti a portare a termine contro tutto e tutti questo benedetto campionato. Ma il merito più grande ce l'hanno i giocatori e il mister, che sono riusciti in un'impresa perché potevamo fare il bis, perché la Coppa ci è sfuggita, infatti, per 3 minuti di follia, io dico sempre, perché abbiamo perso in casa, abbiamo preso 3 gol in 3 minuti col Casteldaccia, poi siamo andati là, abbiamo fatto 2-1, l'incrocio dei pali ci ha negato la gioia di fare in gol. Esatto, quindi ripeto, potevamo fare quello che ha fatto il bel passo, che poi ha vinto la Coppa, e quindi diciamo che abbiamo fatto benissimo. Avevamo detto che dovevamo entrare nei playoff, non avevamo proclamato niente, siamo andati oltre le aspettative e quindi siamo felicissimi di questo. Se tutte le componenti dovessero ricomporsi e quindi si potesse tornare a remare tutti nella stessa direzione, mi riferisco ovviamente a pubblico e amministrazione comunale, ci sarebbe la possibilità di aprire un ciclo importante a tavola e pensare magari ad un progetto di media scadenza, ipotizzare anche qualcosa in più dell'eccellenza? Ma noi vogliamo questo, noi non è che io con queste dichiarazioni ho detto che me ne vado a tavola, noi vogliamo aprire un ciclo a tavola, però vogliamo, ci devono essere i presupposti giusti, fare calcio in un paese dove la prima squadra deve essere quella più importante, deve avere anche dei benefici, i benefici non li dobbiamo portare solo noi di tasca nostra, quindi abbiamo bisogno di tutti e di tutti, quindi, e allora sì, allora se ci sono i presupposti, ben venga. Noi in settimana, intanto ci divertiamo, per una settimana solo divertimento, solo mangiare, solo bere, perché dobbiamo eliminare lo stress accumulato, dopodiché cominciamo a sederci per vedere quello che dobbiamo fare. I nostri presupposti ci sono tutti, perché vogliamo divertirci, vogliamo andare in una categoria che io personalmente non ho fatto mai, quindi voglio provare questa breccia dell'eccellenza e quindi siamo carichi per affrontare di nuovo un campionato nuovo, però ci devono essere, ripeto, i presupposti giusti per poter farlo. E infatti. Benissimo, siamo in conclusione della prima parte, ringrazio il portiere del Real Avola Luca Scordino, complimenti ancora e grazie. Grazie mille e buon pomeriggio a tutti. Grazie al presidente Giuseppe Palumbo. Grazie a te e buon pomeriggio. E a Pierpaolo Ruiz. Grazie a te, buon pomeriggio. Complimenti ancora e in bocca al lupo per la prossima stagione. Break pubblicitario, ci vediamo tra poco per la seconda parte.